Vi do il benvenuto a nome della Fondazione, sono Luisa Zanoncelli, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Lei. Vi do il benvenuto. Non si sente? Scusatemi, sono Luisa Zanoncelli, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Levi e vi do il benvenuto a questa nostra serata. Quello che avete sentito adesso è il primo dei brani in programma, Komm, Heiliger Geist, aria prima, quattro voci, di Christoph Werner. La serata è impostata con una breve presentazione del libro Canones non nulli, che è stata l'occasione per organizzare questo concerto, edizione moderna a cura di Marco Bizzarini e di Alexandra Pister, che sono qui presenti con noi e che verrà introdotta da Cristina Miatello del Conservatorio Veneto Marcello di Venezia e da Jonathan Pradella dell'Università di Bologna. Seguirà poi il concerto e ci auguriamo che possiate gradire queste sonorità che sono abbastanza rare, un concerto di musiche molto rare per l'Italia. È la prima esecuzione, anzi, fuori da Vilnius, dove il concerto è stato eseguito per la prima volta. Quindi chiamo per i brevi interventi sul tema. Prima la professoressa Miatello, parlando da soli, poi in ordine verrà Jonathan Pradella, poi Marco, poi la signora Alexandra Pister e Marco Bizzarini. Devo chiedere scusa per un refuso abbastanza buffo che sta nella presentazione, perché il Marco Scacchi è nato nel 1602 e non nel 1662, perché in 2 anni sarebbe stato impossibile realizzare tutte le sue composizioni. Grazie ancora e buon ascolto. Il mio è soltanto un saluto, buonasera. Mi premeva dire 2 parole che mi sembrano interessanti riguardo la presenza di questo trattato di Marco Scacchi, che verrà presentato stasera nella sua edizione, nuova, pubblicato a Vilnius nel maggio di quest'anno. Quando io sono stata contattata alcuni anni fa da un professore genovese, il professor Chiarella, che mi chiese se io conoscevo Marco Scacchi, vi confesso che io avevo già cantato veramente decine o centinaia di madrigali. Marco Scacchi l'avevo sentito solo nominare studiando storia della musica per il suo trattato, Cribrum Musicum. Però ho scoperto invece che era un compositore molto importante. Il motivo per cui noi non lo conosciamo è perché lui ha vissuto in Polonia e anche in Lituania diciamo, per 30 anni nel corso della sua vita. Abbiamo cercato molto in Italia le sue opere. E si è trovato pochissimo. Ci sono alcune messe, 4 messe, che stanno alla biblioteca Casanatense, però la sua produzione madrigalistica è tutta attualmente alla biblioteca di Berlino, perché durante la Seconda Guerra Mondiale è stata spostata dai tedeschi dalla Polonia ed è finita in Germania. Ma è stato molto speciale quindi vedere che proprio nel conservatorio, nella biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello, fosse conservato questo piccolo trattato di canoni, perché è una presenza non solo abbastanza rara, ma anche fuori dal circuito romano al quale evidentemente Scacchi ha fatto riferimento sia prima di partire per la Polonia. Lui è stato allievo di Anerio, di Giovanni Francesco Anerio, il quale l'ha portato con sé in Polonia, e quando è rientrato anche l'ultima parte della sua vita l'ha trascorsa a Gallese di Viterbo, che era la cittadina originaria della sua famiglia. Però questo trattato è conservato nel fondo Torre Franca.
che è stato acquistato dal Conservatorio Benedetto Marcello negli anni 70 del secolo scorso, e tra l'altro mi è gradevole dire che questo trattato è stato anche qui per parecchi anni, perché tutto il fondo Torre Franca è stato custodito presso la biblioteca della Fondazione Levi fino a non moltissimi anni fa, dopo una inondazione che aveva creato problemi alla biblioteca del conservatorio, si è pensato di tenerlo qui perché era un luogo più sicuro e dove poteva rimanere sicuramente tutto il fondo in condizioni migliori. Noi dobbiamo a Mario Messinis e al musicologo Rostirolla, il professor Rostirolla, proprio la transizione, diciamo, tra la famiglia del professor Torre Franca, che aveva ereditato tutta la sua biblioteca, e il trasferimento qui. Tra l'altro, Torre Franca, e quindi a Venezia, ci sono anche molti altri trattati un po' più tardi di questo Canone sono nulli, che è stato pubblicato nel 1649. Ci sono alcuni trattati di Berardi, Angelo Berardi, che è stato un allievo di Scacchi, molto importante proprio per la trattatistica, e ecco, questo era quello che mi premeva dire, solo perché mi pare che si tratterà anche oggi di questo filone, diciamo, di trattati e composizioni che dall'Italia, dalla scuola romana, si sono poi evoluti trasferiti anche in tanti paesi, soprattutto dell'Europa del nord-est e della Germania. Vi ringrazio e lascio già la parola. Buonasera, ringrazio innanzitutto la Fondazione Levi nella persona della professoressa Zanoncelli per l'invito a presentare questo elegante volume curato da Marco Bizzarrini e Alexandra Pister. La figura di Marco Scacchi è stata in qualche modo già tratteggiata dalla professoressa Miatello. Vorrei in pochi minuti entrare nel merito, tanto, di questa edizione. Alcuni canoni è la traduzione letterale del titolo latino, quantunque si scopra che l'opera contiene sì canoni in senso stretto, ma anche composizioni polimorfe, obblighi, pseudocanoni, crittografie. Sono certo che le signore e i signori qui convenuti hanno ipso facto una discreta confidenza con tali oggetti, tuttavia vale la pena spendere un minuto per metterne a fuoco la sostanza. Canon, come termine musicale, indica un'istruzione che l'esecutore deve mettere in pratica per realizzare una o più parti della data notazione. Un tale canone verbale può comportare ad esempio l'estrazione di una o più voci a partire da quella data, trasformata e trasposta in vario modo. Con l'uso il significato si è però allargato fino a comprendere, dal XVI secolo ai giorni nostri, la stessa tessitura polifonica generata dall'applicazione della procedura, che può essere indicata esplicitamente o criptata in maniera arguta, come succede spessissimo. Il canone enigmatico, per esempio, trasforma il testo notato per mezzo di istruzioni camuffate in un rompicapo, la soluzione del quale richiede intuizione e raziocinio. Il canone mensurale, per esempio, invece, si riferisce alla scrittura compatta di un fenomeno intrinseco alla notazione musicale a partire dal XIII secolo e al suo rapporto con la misura del tempo. La possibilità di variare l'effetto ritmico di una frase senza mutare le figurazioni, quanto piuttosto la mensura, ossia la metrica sottostante. Largamente più diffuso, invece, è il canone imitativo, che si ha quando
Due o più voci di una composizione sono generate da un'istruzione a partire da una singola parte che viene imitata esattamente. Il caso più semplice è quello di una melodia, dux o guida, secondo la terminologia di Zarlino, cui viene sovrapposta una trasposizione di se stessa, il comes, cioè il compagno, o il conseguente, sfalsata nel tempo. Se il canone è notato in forma chiusa, ossia non sviluppato in partitura, per eseguirlo è necessario disporre dell'istruzione esecutiva, ossia della regola, costituita dalla presa, cioè la distanza temporale tra i due ingressi della melodia, e dall'intervallo primario, che indica la differenza di altezza tra la prima nota delle due melodie. L'istruzione esecutiva può anche prevedere una direzione del comes diversa dal moto retto. Ecco qui, quello sotto è Bach, vedete, canone in unisono, posta semifusa in unisono è evidentemente l'intervallo primario, e posta semifusa dopo un sedicesimo. Eccolo. La direzione del moto può essere, nel caso normale si tratta di un moto retto, ma può essere per esempio retrogrado se si leggono le note da destra a sinistra, ottenendo un canone cancrizzante. In sostanza, dux e comes sono invarianti rispetto a un asse verticale, ma per esempio potrebbe essere inverso se si leggono gli intervalli in direzione contraria, ossia una quarta ascendente come fosse una quarta discendente, ottenendo un canone per moto contrario, con un comes invariante rispetto a un asse orizzontale. La composizione delle due simmetrie assiali genera una rotazione del dux di 180 gradi, basta cantare girando il foglio, il moto retrogrado inverso. Il comes può essere variato anche proporzionalmente, andiamo veloce qui, proporzionalmente moltiplicando i valori del dux per una costante, questo è Josquin des Prez, esempio un mezzo, due o tre, ottenendo un canone o per diminuzione o per aumentazione, spesso con un artificio di tipo mensurale. Fatta salva la correttezza armonica e contrapuntistica, pur se con sporadiche licenze che l'arditezza giustifica, come diceva lo stesso Scacchi alla fine, è possibile combinare più trasformazioni oppure sovrapporre più canoni, come il famoso canone triplex del ritratto di Bach, che tutti conoscono, dove sono sei voci su tre canoni, quindi canone triplo in questo senso. Ci sono poi nel libro di Scacchi le composizioni polimorfe, cioè che è un termine generico ma è utile per categorizzare delle strutture che si prestano a una molteplicità di soluzioni esecutive, per lo più a motivo di particolari simmetrie o palindromicità. È una brutta parola, vuol dire che il pezzo si assomiglia dall'inizio alla fine. Gli obblighi invece sono delle regole autoimposte che mettono in evidenza particolari problemi compositivi, ad esempio l'obbligo di non uscire mai di grado, Frescobaldi per esempio, o un ostinato in una parte. Romano Micheli, altro famoso compositore di canoni, osò scrivere un elefantiaco canone a 20 voci con 30 obblighi, una cosa straordinaria. Ecco, il professor Bizzarrini definisce pseudocanoni delle composizioni in forma chiusa, non imitative, le cui istruzioni per la generazione spesso non sono dichiarate. C'è proprio un caso del genere, l'aria sedicesima. Infine, un crittogramma musicale è una sequenza di note che codifica un contenuto extra musicale, tipicamente un testo, tramite una qualche relazione logica, spesso per mezzo delle sillabe della solmizzazione. Il caso più famoso è quello di Bach. Chiarito l'oggetto, i progenitori del canone andrebbero forse cercati prima della prima fonte nota, che è il bellissimo manoscritto Summirisicum Venine nella metà del XIII secolo, l'abbazia di Reading. Tuttavia, una tale espressione musicale suppone una cultura che sta sviluppando una passione per gli orologi. Quello meccanico fu inventato proprio nello stesso periodo. Per gli orologi, il tempo e le sue suddivisioni. L'arte canonica esplose con l'Ars Subtilior e con i franco-fiamminghi, raggiungendo un apogeo nel XVI secolo, ma senza mai scomparire in seguito, apparentemente nonostante l'affermazione della seconda pratica. Oltre ovviamente a Bach, si ricordi poi, giusto per fare qualche nome, Padre Martini, e poi Brahms, e poi nel Novecento Intermit, Berio, Penderecki, per esempio. I teorici iniziarono ad interessarsene con Tinctoris, con Vicentino, Zarlino, ma tornando al Seicento, il secolo... diceva in una lettera a Padre Martini, e Chiti scriveva il secolo ove regnava la gara dei canonisti. Attorno alla Musurgia Universalis 1650 del gesuita padre Athanasius Kircher,
proliferarono le pubblicazioni Francesco Soriano, Antonio Brunelli, Banchieri e poi Cerreto, Del Buono, ma soprattutto Romano Micheli e Pierfrancesco Valentini. Se da un lato si tendeva normalmente a dissimulare il dispositivo canonico nel tessuto polifonico, dall'altro ci fu un grosso interesse editoriale per le antologie monografiche sul canone. Colpisce il fatto che la storiografia musicale di stampo evoluzionistico abbia sbrigativamente derubricato questa produzione come anacronismo, conservatorismo e intellettualismo. Giuseppe Gerbino invece ha ampiamente mostrato come il canone sia invece una passione tipicamente barocca, espressione del suo tempo né più né meno che la monodia accompagnata di Caccini, mirante però alla comunicazione di concetti anziché di sentimenti. Qual è l'utilità del canone? È molteplice. Innanzitutto didattica per la composizione. Lanfranco, Zarlino, Zacconi, lo stesso Marco Scacchi e poi Fuchs. Il contrappunto delle Species è in effetti l'esercizio su obblighi di complessità crescente. Ma anche teologico, esoterica. Ci sono simbologie in ambito cristiano, ovviamente, quindi la Trinità, la generazione eterna del Figlio di Dio, Alfa e Omega, la croce, la sequela, ma anche Rosa Cruciano, ad esempio. C'è il libro di Attardi sul flauto magico a riguardo. E alchemico, Michael Meyer, Atalanta Fugens, ad esempio. Ma anche il canone è un divertimento per la mente, una sfida tra il compositore e il solutore. È importante poi nella didattica del canto corale, per il ritmo, l'intonazione, la polifonia. E principalmente nei paesi del nord Europa si è sempre riconosciuto e apprezzato anche il valore sociale del cantare in canone, forse per il freddo probabilmente. Si noti en passant quale potesse essere anche, quale interesse potesse avere la generazione automatica di voci in un contesto contorale in cui Blaise Pascal progettava e costruiva automi. E Athanasius Kircher, altro costruttore di automi, ideò una macchina per produrre contrappunti. Qual è il valore estetico del canone? E Giorgio Ubaldi insegna che un bel canone è anche una bella melodia. E poi un bel contrappunto, a cui si aggiunge spesso l'effetto di crescendo dovuto alla sovrapposizione progressiva delle voci. E come arguto enigma dà anche un piacere, soprattutto intellettuale, quando viene risolto solitamente a tavolino, perché poi non è che non sempre si sente a livello acustico. Ma il simbolismo canonico diventò nel Seicento fine, non mezzo, dell'espressione musicale. Si tratta in effetti di musica a programma, che significa un concetto e lì trova la sua giustificazione. Il geroglifico, altra passione dell'epoca, diciamo pre-Champollion e Stele di Rosetta, va inteso come ieroglifico, che unisce il valore sacrale all'efficienza didattica. Con il canone assunse forma artistica la dimensione mistica del concettismo secentesco, dice sempre Gerbino. Veniamo all'edizione. Canones non nulli fu edita a Königsberg nel 49 per i tipi di Mensenius e dedicata al collega e amico colendissimo Cristoforo Werner di Danzica, questo è il frontespizio, autore delle arie coeda musicales che forniscono il materiale grezzo per l'elaborazione canonica e cui si è rivolta anche, e a cui è rivolta anche la lunga lettera introduttiva. Nel frontespizio Scacchi si presenta con la sua qualifica di maestro di cappella del re di Polonia e di Svezia Giovanni II Casimiro Vasa. Nella nota al prudente lettore Scacchi dichiara di aver scritto tali canoni a beneficio dei giovani studiosi e due in seguito alla pubblicazione delle eleganti cantilene di Werner elaborata secondo i veri fondamenti armonici che spettano a tal genere compositivo. Al di là della radicata polemica con Paul Ziffert, che viene fuori da tutte le parti, la lettera dedicatoria loda le arie di Werner anche per la perfetta espressione del testo attraverso l'omoritmia, anziché la fuga, cioè il canone, secondo la nomenclatura del tempo. Scacchi sembra voler affermare, e silenzio, la sua volontà di completare l'opera di Werner traendone le possibili simbologie proprio per mezzo del canone. Già da una rapida scorsa, l'opera, in vero piuttosto compatta sulle 16 pagine, lascia sbigottiti per la complessità delle tipologie di canone in senso lato, variamente combinate tra di loro. 12 canoni in senso stretto, 2 contrappunti, un obbligo come genere, uno pseudocanone, una cantilena. Ma le ulteriori categorizzazioni non sono facili perché gli artifici si sommano e si sovrappongono. 7 canoni artificiosi, 5 polimorfi, 4 crittografie, 2 canoni su cantus firmus, 1 polimetrico, 2 con obbligo, 1 sulle sillabe della solmizzazione, c'è di tutto.
Oltre a un canone proporzionale, tra i canoni imitativi ne abbiamo 4 per moto retto, 6 inversi, 2 cancrizzanti. Per numero di voce 6 a 2, 4 a 3, 4 a 4, 1 per ciascuno a 5, 8 e 16 voci. I soli canoni sulle arie 7, 8 e 10 sono dati in forma aperta, quindi vuol dire con tutte le voci sviluppate, tutti gli altri nella forma chiusa, purtroppo da decifrare, tentando di seguire i segni a congruenze, le chiavi, le istruzioni enigmatiche e non sempre avendo successo in questa ricerca. A fronte di una tale astrusità e perizia, vorremmo tutti vedere Marco Scacchi al lavoro. Qual era il segreto della sua ars canonica? Al di là degli enigmi verbali che richiedono più che altro gusto per la citazione dotta e arguta, vale la pena indagare alcune tecniche strettamente musicali che venivano insegnate soprattutto come avviamento al contrappunto. Prendiamo come esempio il canone imitativo. Non è un caso che Kircher, nella Musurgia, dove tra l'altro proponeva un metodo per permettere agli ignoranti di scrivere musica sensata, pubblicasse una tabula mirifica omnia contrapuntistica artis arcana revelans. In sostanza vi si possono trovare gli intervalli melodici che generano consonanze con ogni specie di canone. Si vede in piccolo, ma basta scegliere l'intervallo e si trovano quali sono gli intervalli melodici possibili. Non c'è tempo per descriverne la costruzione e il funzionamento, la spiegazione di Kircher peraltro è chiarissima, ma non abbiamo tempo di leggerla, ne vediamo invece subito una concreta applicazione. Supponendo di voler fare un canone consonante, cioè secondo le regole dell'armonia del contrappunto tradizionale, che per esempio nel Novecento ne hanno fatti tantissimi di altro tipo, non consonanti, devo anzitutto distinguere un canone elaborato, la cantilena per intenderci, dal suo canone semplice sottinteso, e sapere come passare dall'uno all'altro e viceversa. Il canone semplice è una sequenza di note dello stesso valore, cioè con la stessa unità di tempo, ancora da rifinire con interventi strutturali, che possono essere cambio dell'unità di tempo, dell'intervallo primario, della distanza, della risoluzione, e ornamentali, note di passaggio, note cambiate, appoggiatura, scaletta, note di sfuggita, eccetera. Non si tratta di fare analisi schenkeriana ante litteram, ma ci sono fonti che lasciano supporre esplicitamente tale procedura. Questa lettera di Annibale Cappello a Palestrina fa riferimento proprio a... non la leggiamo, ma fa riferimento a questo. In sostanza, per fare un canone esistono due possibili approcci. Uno, data una regola, costruire una melodia adatta, e due, data una melodia, trovare se esiste una regola che consenta l'imitazione esatta. Nel primo caso, noti la presa e l'intervallo primario, si controlla sulla tabula quali intervalli sono leciti. Si costruisce un canone semplice usando solo tali intervalli e si rifinisce infine con interventi strutturali e ornamentali. Nel secondo caso, data una melodia, la si riduce prima a un canone semplice, si controlla sulla tabula se esiste un intervallo primario tale che gli intervalli melodici producano tra il dux e il comes armonie consonanti. Se esiste, ok. Se non esiste, si adatta il canone semplice conservando quanto possibile dell'incipit originale, che Scacchi si vede che fa in questa maniera, a volte cita solo l'incipit delle arie di Werner. Di norma, il materiale melodico preesistente era il gregoriano e l'approccio era il secondo che abbiamo visto, come suggeriva anche appunto la citazione di Palestrina. Ma se si insegue il simbolo nella struttura, si parte dal primo. Cioè si vuol fare esattamente un canone con quelle caratteristiche di regola. Per avere un esempio di tutto, ecco, questa è l'elaborazione canonica, quindi come troviamo il canone fatto. È evidente che ha a che fare con il gregoriano, come si può guardare da lì. Ma se noi andiamo a fare, eccolo qui, la struttura generatrice, cioè il canone semplice, si vede come ha ragionato il compositore. Quindi la scelta degli intervalli, vedete che c'è una parte libera iniziale dove i numeri che si vedono di sotto sono i numeri che risultano dalla tavola, cioè indicano gli intervalli direzionati possibili. Dopodiché, vedete da sotto, si vede dove è intervenuto mettendo una scaletta, una nota di sfuggita e altri ornamenti. Come ci rassicura Kircher, non è richiesta alcuna abilità sovraumana per imparare a scrivere i canoni, ma un'attenta applicazione delle regole del contrappunto. Saltiamo i falsi canoni. In realtà non lo spiego, ma si può fare i canoni anche in un'altra maniera, cioè usando il contrappunto doppio, però ci sono dei problemi che non sto qui a spiegare e quindi vado veloce, anche se devo scorrere l'immagine.
se possiamo fare, vediamo se funziona. Ok, a questo punto, se posto che ci sia ancora qualcuno sveglio tra il pubblico, si può tentare di mettere a fuoco il quid dei canones non nulli. La direzione è probabilmente il testo werneriano e il suo percorso teologico. L'invocazione iniziale allo Spirito Santo, che abbiamo sentito prima, è una sorta di epiclesi sulla creazione, che dopo l'esamerone, cioè i sei giorni, culmina nel giorno di riposo di Dio. I primi canoni sono tutti sui giorni della creazione. Il sabato. Seguono due preghiere che incorniciano i pasti, panem nostrum quotidiano, da nobis odie. Al centro non può mancare una meditazione sul mistero della Trinità, culmine della rivelazione cristiana, il canone centrale. Alla perfezione dell'azione divina segue, negli altri canoni, la risposta umana, fallace e perfettibile, spesso molto meno che imperfetta. Sono necessarie la preghiera per la pace, ognuno di questi corrisponde a un canone, la penitenza, la preparazione cristiana alla morte. All'anima ansiosa può dare refrigerio solo la speranza cristiana, corroborata da una meditazione, penultimo, sull'ascensione di Cristo, e dalla gratitudine per il dono del suo corpo e sangue nell'ultima cena, il 17°. Nelle architetture ideate da Scacchi, la progettazione del simbolo sonoro ha comportato per ogni brano la sintesi di numerose strofe di Werner in un singolo icastico concetto che poteva trovare rappresentazione. Siamo grati pertanto a Pister e Bizzarrini per la loro edizione che tutto questo ci consegna. Essa si presenta come basata sull'unica stampa originale, opportunamente riprodotta in facsimile, avendo come obiettivo la chiarezza scientifica e l'utilità pratica. Un'ampia e ben strutturata introduzione ci informa sui criteri editoriali seguiti nella trascrizione, di cui si fornisce un essenziale apparato critico. La scelta di triplicare il paratesto in italiano, lituano e inglese è indicativa, più che della nazionalità dei curatori, della polarità nell'interesse per Marco Scacchi e i suoi canoni del 49, la sua patria d'origine, la sua patria di adozione e il mondo. Le partiture sono chiare e ben impaginate, i sostenitori del Mensus Strict troveranno soddisfazione nel vedere riprodotti i valori originali senza divisioni a cavallo delle battute. Il più snello supplemento, che riporta solo le note senza introduzioni e apparati, può essere comodo in sede esecutiva, anche se è sempre auspicabile che il musicista studi il paratesto, essenziale alla performance, almeno quanto le nude note. L'introduzione, peraltro, è veramente ricca di informazioni sull'alveo culturale entro il quale fluì l'opera scacchiana e di efficaci riferimenti biografici, particolarmente all'annosa polemica con Ziffert e non solo. Corredato di note bibliografiche, il lavoro di Pister e Bizzarrini consente di dare concretezza storico-culturale a dispositivi canonici che altrimenti parrebbero uno sterile esercizio. Forse è proprio per la sua forte contestualizzazione che la ricezione dei canones non nulli sembra essere stata finora così modesta. E dico solo una parola su... Avevo preparato, per quanto riguarda i cinque brani che vengono eseguiti, avevo preparato uno sguardo da vicino. Si può eventualmente farlo in seguito. Io con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Dear ladies and gentlemen, buonasera. It's a great honor and big pleasure for me to be in this great city where is preserved the only one known original print of Canones Nonnulli by Marco Scacchi. In 2014, National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania organized a conference which was dedicated to cultural ties between Italy and Lithuania, Lituania Italia I legami secolari. We both, Marco Bizzarrini and me, we participated in this conference and noticed that in our papers we both mention the Canones Nonnulli by Marco Scacchi. So then we decided to prepare the modern edition of these canons. These 2 years, between the idea and the final product, it was a very intensive time, starting from fundraising, then analyzing, transcribing, preparing the scientific introduction, and so on.
And now I think me and I think also Marco Bezzarini were very glad that we had this modern edition, which we hope will be also interesting for the musicians, and today we will be able to hear some canons from this book. In this edition there are printed also the original the pictures of original print. So I'd like to say thank you to Chiara Pancino for authorizing the pictures for this edition. And I think it is both for musicians as for scientists useful to be able to compare the riddle from the original print with the resolution which is now presented in the modern edition. I would like also to say thank you for Cristina Mertello and also Professor Guido Michelini, who drew our attention to this print by Marco Scacchi. And also would like to say thank you to my partner, Marco Bezzarini, for very smooth and organized and very interesting cooperation. And I think it's somehow very meaningful that after more than 350 years, the modern edition was prepared by, in cooperation by Italian and Lithuanian musicians and scientists. Because, as it was already mentioned, Marco Scacchi was an Italian, which is very important for the history, for the music history of Lithuania, as he worked for many, many years for the Polish kings and Grand Dukes of Lithuania. This book is printed by National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, and today me personally, I'm very happy that this edition could serve as the inspiration for such a program, concert program, which we'll be able to hear. So thank you very much. Alcune brevissime riflessioni alla conclusione di questa parte parlata. Ecco, la prima considerazione riguarda la scelta di dedicare un'edizione a un genere così particolare come quello del canone del Seicento. Può sembrare una scelta esoterica, un settore che gli esperti di marketing definirebbero di super nicchia, a maggior ragione per il fatto che ci occupiamo di un musicista italiano che è stato attivo sulle rive del Baltico. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con alcuni specialisti di canoni del Seicento, tra cui la studiosa di Oxford Bonnie Blackburn, e questi specialisti mi hanno detto che conoscono benissimo per esempio i canoni di Valentini, di Micheli, di altri autori romani, ma non conoscevano, se non come mero riferimento bibliografico, il canone Se non nulli di Scacchi. Ma è davvero una raccolta così periferica dal punto di vista storico? In realtà sottopongo alla loro attenzione una notizia interessante, perché la Lituania vanta a livello di patrimonio di musica popolare un genere che prende il nome di sutartines ed è un genere di musica popolare che consiste spesso proprio di canoni. Per cui noi tendiamo magari a considerare il Baltico come area periferica rispetto all'area franco-fiamminga, rispetto all'area italiana dove si è sviluppato il canone d'arte, ma in realtà la Lituania può essere considerata una culla di questo genere musicale. E nello scorso mese di maggio a Vilnius ho proposto l'idea di considerare la capitale lituana come una delle capitali europee del genere canonico. Seconda considerazione, in questi giorni abbiamo sentito molto parlare del riavvicinamento tra cattolici e luterani. Bene, ma questo fenomeno noi lo incontriamo in musica proprio in questa raccolta, poiché i leader spirituali, ne abbiamo appena ascoltato uno dal vivo, Komm Heiliger Geist, i leader spirituali sono di Christoph Werner, un autore luterano,
e poi i canoni su di essi costruiti sono di un autore di scuola romana, dunque cattolico. Su questa contiguità tra cattolici e luterani in ambito musicale, una contiguità che a volte è anche una vera e propria amicizia, si era soffermata una quindicina di giorni fa anche la professoressa Silke Leopold proprio qui alla Fondazione Levi in occasione della presentazione di un volume dedicato al compositore polacco Zieliński. E ultimissima considerazione, Aleksandra Pister prima di me parlava di questa collaborazione italo-lituana. Vorrei notare che mentre la musicologia italiana e la musicologia polacca sono state particolarmente vicine nel corso del Novecento, ecco, per quanto riguarda i rapporti italo-lituani si stanno infittendo in modo notevole in questi ultimi anni e questa pubblicazione per l'appunto si inserisce in questa fioritura molto interessante che riguarda non solo gli scambi a livello musicologico ma anche a livello storico, artistico, culturale e via discorrendo. Non mi rimane che augurare buon ascolto per il concerto che ascolteremo adesso, non senza rilevare che il programma, come anche metteva in luce la professoressa Zannoncelli, è di estremo interesse, perché possiamo ascoltare in queste musiche, possiamo ascoltare i risultati delle grandi tradizioni musicali italiana, tedesca, polacca e anche lituana. Grazie, grazie dell'attenzione e buon ascolto.